Dopo mesi di lockdown, tra norme, timori e dubbi, ha preso il via il nuovo anno scolastico. Questa mattina le scuole hanno riaperto i cancelli, ma con la consapevolezza di iniziare con modalità del tutto nuove, come mai accaduto prima. Niente saluti con baci e abbracci, ma tutti a debita distanza e con regole igienico-sanitarie da rispettare. In attesa dell'inizio delle lezioni, previste per il prossimo 14 settembre, con eccezioni stabilite dalle singole regioni, partono i corsi di recupero degli apprendimenti. A tornare a scuola, però, al momento sono stati solo i docenti per le prime riunioni e per pianificare le attività didattiche. Presenti anche i collaboratori scolastici per sistemare e sanificare le aule. In realtà la scuola è stata sempre aperta perché abbiamo dovuto in tutta l'estate predisporre gli ambienti, le varie situazioni, i vari interventi anche abbastanza importanti. Ci sono ancora i cantieri aperti in due dei nostri plessi. E in realtà i corsi di recupero non potevano iniziare il primo di settembre, in quanto è una decisione, un'organizzazione che è stabilita dal Collegio Docenti, che è tuttora in corso. Siamo orientati a farli iniziare tra qualche giorno, però a distanza, in modo da permettere a tutti gli alunni di poter seguire con tranquillità da casa questi momenti di recupero e poter finire la preparazione dei vari plessi, perché le classi da predisporre per l'attività didattica in situazione di Covid sono ovviamente tantissime e quindi il lavoro è veramente importante. Intanto il Comitato Tecnico Scientifico ha stabilito le linee guida per il ritorno in classe, ma queste regole generali potranno essere modificate dalle autorità sanitarie nel caso in cui la situazione dei contagi dovesse peggiorare. L'argomento principale è l'utilizzo della mascherina. Se gli studenti seduti al banco manterranno la distanza di almeno un metro, potranno anche evitare di indossarla. I docenti invece dovranno tenerla nel caso in cui si spostino all'interno dell'aula, mentre se saranno in posizione statica e con la cattedra a una distanza di 2 metri dagli alunni, potranno abbassare la mascherina. Inoltre la temperatura corporea dovrà essere misurata a casa e non si potrà andare a scuola né salire sugli scuolabus se il termometro segnerà più di 37,5 gradi. Se si dovesse poi rilevare un positivo tra gli alunni, si attiverà la figura del referente Covid individuato dalla scuola e verranno contattati i genitori dello studente. Nel caso di una successiva positività verrà avviata la ricerca dei contatti e verrà eseguita una sanificazione straordinaria della struttura nella parte interessata. In ogni classe abbiamo predisposto le posizioni degli alunni, metteremo anche dei piccoli segni che indicano la posizione esatta in cui va lasciato il banco e il distanziamento e le normative di sicurezza che prevedono la possibilità di lasciare passaggi, no, per eventuali vie di fuga. E le posizioni rispetto alle finestre che, come sappiamo, dovranno essere spesso aperte per areare, no, tutto l'ambiente e evitare che poi queste finestre vadano a finire nella testa di qualcuno, insomma. C'è ancora qualche nodo da sciogliere per il 14? Questo sì, perché le direttive del Ministero ancora non sono complete. Purtroppo con un po' di ritardo è stato affrontato il problema enorme. Inutile preparare le aule e predisporre i banchi se gli alunni non possono arrivare perché i mezzi di trasporto non sono stati organizzati, no, in questo senso. Sappiamo che più della metà dei nostri alunni vengono dal circondario, quindi dovranno arrivare con i mezzi di trasporto.